Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora, con il tiro che è stato un pareggio meritato, direi, però difficile, sul campo difficile, però sono una squadra ampiamente rimaneggiata. Sì, noi avevamo un po' di essenze, sapevamo che era una squadra difficile da affrontare, dove forse e ci aspettavamo anche che la partita non fosse bellissima. Credo che così sia stato, abbiamo rischiato un po' troppo, ma ci mancavano un po' i tempi di aggressione. Quando si cambia molto, soprattutto dietro, le scalate, i tempi di aggressione sono un po' venute meno. L'avevamo messo in conto, speravamo di riuscire a fare un po' meglio, e infatti il primo tempo, proprio in una di queste situazioni, abbiamo pagato a caro prezzo proprio questo, malgrado poi comunque ci hanno tirato in porta una volta. In occasione del gol ci hanno tirato in porta, e in un'altra ci siamo fatti beccare uno contro uno dietro, ma altrimenti era sinceramente una partita da 0-0. Poi dopo subito gol, il secondo tempo secondo me siamo stati un po' più aggressivi, abbiamo reagito, abbiamo alzato un po' i ritmi. Credo che alla fine sia un pari giusto da parte di tutte e due. Sì, forse la Prosesto, se andiamo a vedere il pelo nell'uovo, ha fatto qualche cosina in più, però i portieri non mi sembra che siano stati impegnati più di tanti, né il nostro né il loro. Quindi sono va bene così, insomma. Noi un punto di trasferta su un campo difficile, dove in tanti ci hanno perso, e quindi noi prendiamo per buono questo punto e andiamo avanti. Matteo, buona cena. Ti aspettavi, hai detto, di avere qualche, diciamo, mancanza, manchevolezza, ci stavano. Avevi una fascia destra tutta nuova, gente che aveva fatto di fatto zero sì. Minuti in campionato con te, con Martorelli. Ti aspettavi complessivamente di più, di meno, questo livello? No, sono come contento. Come squadra, Ah, no. Allora, i due ragazzi, ripeto, sono contento della prestazione che hanno fatto. Martorelli sapevamo... Il discorso di Mattarelli è che sapevamo che era un cambio, e a un certo punto abbiamo preferito farlo subito, potevamo farlo ancora dopo 10 minuti, ma non giocando da tanto tempo abbiamo preferito farlo subito per prendere il vantaggio di uno step, molto semplicemente. Zambattaro è stato a letto con la febbre fino a poco prima della partita, quindi avevamo messo in conto questa cosa, abbiamo solo anticipato di 10 minuti, né più né meno, quindi non c'è un demerito da parte dei due ragazzi. Stanga ha fatto quello che doveva fare, sapevamo che nei tempi di aggressione, nelle distanze, poteva regalare qualcosa, poteva concedere qualcosa, però ha fatto la sua partita dignitosa, senza errori, ci ha dato dentro, è uscito per crampi, quindi io sono contento. La squadra il primo tempo mi è sembrata un po' a rilento, però glielo ho detto ai ragazzi, però c'è da dire, anche su questo campo non era facile giocare, e molto probabilmente le condizioni del campo non ci hanno agevolato per mettere in campo la nostra velocità e aggressività, molto semplicemente, e anche gli avversari non ci hanno permesso di fare questo, quindi però non è che siamo andati in difficoltà, abbiamo fatto un errore grande abbiamo fatto diversi errori in occasione del primo gol sulla stessa azione. È normale che poi, quando fai tanti errori nella stessa azione, c'è il rischio di prendere gol, però complessivamente io sono contento, soprattutto per la voglia che abbiamo avuto di voler portare a casa il punto, e per come abbiamo lottato anche negli ultimi minuti, 9, per delle assurdità, permettetemi. Albino, al progetto. Sì, mister, buona la prestazione di tutta la squadra, no? Soprattutto al primo tempo, tolta la dimenticanza nel frangente del gol della Prosesto, quando c'era quella marcatura che non è stata effettuata, e quindi c'era l'uomo da solo. Ma mi è sembrata più di tutti bene, sono contento per Manni, che ha fatto un gol che è importante, ma l'uomo partita, l'uomo squadra è stato Lepore, è stata una grande prestazione. Sì, che Francesco sta facendo molto bene, non è un caso che sta giocando con più continuità, ma
non sono stupito di questo, sinceramente. Beh, malgrado la sua età, è un professionista serio, quindi non parlo mai dei singoli, però credo che nelle ultime due partite abbia fatto vedere, se mai ce ne fosse bisogno, ancora il suo valore. Quindi sono contento di quello che sta facendo lui. Sì, sono anche contento della squadra. Ripeto, io non sono mai soddisfatto in pieno, neanche dopo aver vinto con Vicenza 3-0 lo ero. Quindi però mi piace vedere che la squadra comunque non molla mai, che lotta su ogni pallone, che ci crede, che è determinata a voler fare qualcosa di buono, e oggi credo che abbia portato a casa un pari meritato. Federico Pozzoni. Mister, semplicemente un'analisi sulla circostanza che ha portato al vantaggio della Pro Sesto. È stata forse la prima vera disattenzione difensiva del primo tempo, nel momento della partita in cui sembrava che lei fosse tutto sommato ben messo in campo. Cosa è successo in quella specifica? Siamo stati lenti a scivolare, cioè molto semplice, perché la palla è girata da sinistra a destra, ci mettono una palla sopra e con il braccino di destra, in questo caso Stanga, e Celiak, dovevamo scivolare più in fretta e fare il 2 contro 1, uno che si occupa dell'anticipo e l'altro che si occupa della profondità, e invece abbiamo permesso all'attaccante di arrivare lui sulla profondità, e invece dovevamo arrivare prima noi. Dopo siamo stati bravi a recuperarla perché Stanga ha fatto un bel intervento in scivolata, e invece che andare fuori la palla è rimasta lì. Dopo c'è stato uno che scivola, un altro che è una mischia, un casino, dopo non so cosa è successo, un batti ribatti e la palla è andata dentro. Quindi però l'errore, sì, la disattenzione parte da lì, dobbiamo essere molto più veloci, più bravi a scivolare da destra a sinistra. Altre domande? Sì, ci sono io. Ah, scusa, vai Fiorenzo. Te l'avrei detto, avrei chiamato io, ti preoccupare. Ma non c'è mai problema, assolutamente. Senza voler esagerare, ma quali sono le due discussioni? Qual è quella delle discussioni, quella che la lascia più perplessa? No, a me mi fa arrabbiare una cosa. Io non giudico e non mi permetto di giudicare o di dire niente sugli arbitri né sulla loro conduzione. Non mi interessa niente se hanno fatto le cose giuste o hanno fatto le cose sbagliate. Non ho tempo di guardare quello che fanno gli arbitri, perché io sono attento a quello che fanno i miei giocatori. Però se io faccio entrare Ilari e sento che guarda lì da lontano, perché il linguaggio è importante per tutti, è una comunicazione dove noi allenatori dobbiamo stare attenti perché rischiamo l'espulsione, ma anche gli arbitri e i direttori di gara e i guardalini devono stare attenti, perché adesso si sente tutto. Quindi se il guardalino dice occhio a questo che entra perché non so cosa avesse contro Ilari, è una cosa che non la trovo giusta, quindi corretta nei confronti del mio giocatore, non conoscendolo, visto che non lo conosce, se non come calciatore. Quindi questa cosa non mi piace, non mi fa piacere. Che poi sia giusta o sbagliata, che l'arbitro faccia bene a buttare fuori un giocatore o faccia male, io non lo discuto, perché l'arbitro ha preso quella decisione, ne prendiamo atto e va bene così. Discuto quello che succede nel momento in cui faccio in cambio. Essere prevenuti sempre, in tutte le condizioni, non è giusto perché comunque sono dei ragazzi, sono dei calciatori, e credo, siccome sono dei ragazzi anche gli arbitri, credo che però ci voglia un attimo di attenzione in quello che si sta facendo, visto e considerato che poi comunque il campo è pesante, si scivola e quant'altro. Io personalmente non penso che l'entrata di Ilari sia da espulsione, assolutamente, però l'arbitro ha ritenuto che fosse così, pazienza, ne prendiamo atto. Non mi piace quando uno è prevenuto, semplicemente questo. L'importante è che l'arbitro abbia visto quello come un fallo da espulsione, perché se avesse fatto questa espulsione solo perché il guardialino l'aveva avvisato e era un po' prevenuto nei confronti del mio giocatore, questa cosa mi fa molto arrabbiare. Basta. Non tutti hanno percepito però poi la munizione di Malvin che era arrivata in panchina. Sì, e anche noi non ci siamo accorti di questo, ci è mancato questo tipo di comunicazione. Però ripeto, io quando facciamo gol poi approfitto di una specie di time out per cercare di mettere a posto alcune cose. Sono l'unico che non esulta mai, quindi non mi rendo conto di quello che succede. Il fatto che Maldini fosse stato ammonito non lo sapevo. Detto questo, sarebbe entrato comunque.
cioè nel senso dopo ripeto anche lì non lo so se era fallo, non so se era da munizione, non lo so, ma non mi interessa, ripeto, è più importante il re, l'altro, io non discuto l'espulsione, non discuto nulla, però vorrei che fosse di gioco e non per prevenzione. Allora Dudu, torni al gol dopo un po' di tempo, sicuramente il primo tempo non semplice, anche se il tuo approccio comunque secondo me non era stato male, e poi quanto vale per te questo gol e soprattutto l'impatto che pensi abbia sulla squadra? No, diciamo che sì, il primo tempo è stato un po'... cioè il campo era molto pesante, era difficile giocare. Per me questo gol è molto importante perché vengo da un periodo un po' particolare. Durante tutto il periodo d'andata ho avuto qualche problema che mi ha limitato. Adesso diciamo è tutto passato e cerco di dare il mio contributo. Matteo, buona cinci. No, Mister Foschi ha detto settimana scorsa aspettiamo che Dudu torni a fare Dudu. Noi ti conosciamo chi più chi meno. Sicuramente conosciamo le tue caratteristiche, sappiamo che in genere hai bisogno di un minutaggio abbastanza ampio per far vedere quello che sai fare, insomma sei abbastanza un diesel che ha bisogno di strappare. E oggi comunque una buona prestazione, sono d'accordo sull'approccio che si capisce subito con che mentalità riesci a entrare in campo anche se hai gamba bene. Quindi direi una prova che cosa ti lascia. Diciamo che spero non si, cioè nel senso di continuare così, ho capito anch'io, cioè mi sentivo bene durante la partita e sentivo che potevo dare una mano alla squadra e poi nel secondo tempo ce l'ho fatta e sono contento. Alla fine il pareggio, per come è andata la partita, ci sta, ci può stare. Aspettavi qualche minutino in più in questo periodo anche per ritrovare la condizione che evidentemente è magari un po' perso per questi problemi? No, diciamo, cioè sì, come tutti, però anche lo staff comunque sapeva di questi miei problemi, quindi hanno cercato anche di gestirmi un po', quindi diciamo che era noto a tutti. Marcello, il 3-5-2 non è il tuo schema, nel senso non è quello che ti piace di più. Io penso che tu sia un attaccante esterno, 3-4-3, eccetera. Come concili quelle che sono le tue caratteristiche con questa mia considerazione? Sono d'accordo con te, però diciamo che anche a due riesco ad esprimermi. Ovviamente per come giochiamo noi e per il tipo di partita anche come è stato oggi è un po' più difficile perché magari erano su palle sporche, alte, quindi è difficile un po' per tutti, però diciamo che anche a due mi trovo bene, poi anche con i miei compagni sono tutti ragazzi con cui diciamo le mie caratteristiche si sposano, con Pizzauti, Guso, Scafuzzi, con tutti. Albino, Borghese. Dudu, l'azione che ha portato al gol non è stata chiarissima, ce la puoi descrivere? Il nostro gol? Sì. E diciamo che loro hanno perso palla, se non sbaglio, sull'esterno e poi c'è stato uno scambio tra Lepore e Arbizzone, poi la palla stava per uscire, invece Lepore ci è arrivato, ha messo la palla sul primo palo e il portiere l'ha lisciata. Non so come, però non c'è arrivato e io ho ringraziato. Sì, allora diciamo che nelle ultime settimane, poi chiaramente il fatto che abbia giocato meno rispetto all'inizio, c'è stata qualche speculazione di mercato, mettiamola così, sul turno o meno. Uno e due, come giocare a Lecco, dove sei cresciuto, e col pubblico però. E allora, in chiave di mercato, io non, cioè, la società non mi ha detto niente, ma neanche io volevo andare via, sinceramente, perché sapevo quello che avevo passato, cioè so quello che posso dare, e sicuramente se non sono stato mandato via, magari anche lo staff, comunque malgrati, ha giocato con me e mi conosce. Quindi da quel lato lì non ci sono state... Ci sono stati problemi. Per quanto riguarda, qual è l'altra domanda?
sulla come giocare Lecco, però stavolta col pubblico. Vabbè. L'ultima volta, insomma. Vabbè, certo, magari se l'ultima volta ci fosse stato sarebbe stato anche meglio. Però no, è molto bello. In questi mesi comunque ho ricevuto anche delle critiche, ovviamente, cioè, giustamente, però preferisco sempre che ci sia pubblico. È brutto giocare senza nessuno che ti vede. Buongiorno mister, la prima notizia è che si è rivista la possesso. La possesso che nel girone andata ha fatto vedere un gioco riconoscibile, che è imposta dal basso e cerca sempre di fare la partita, e occasioni da gol che forse erano mancate nelle ultime uscite. Sì, credo che al di là del dispiacere per il risultato finale, gli spunti positivi per quanto riguarda il nostro lavoro siano molteplici. Oggi sono tornato a vedere una squadra che propone, che è propositiva, che imbucava, che allargava il gioco, che sbagliava poco dal punto di vista tecnico, e sappiamo nelle ultime partite mi ero spesso lamentato di questo aspetto, eravamo poco precisi, invece oggi ho visto una squadra con personalità che allargava, che costruiva contro un avversario che sapevamo avrebbe fatto fase difensiva e sarebbe difeso con ordine cercando di partire. E questo credo sia il secondo aspetto: quando poi affronti una squadra che si difende spesso con 11 sotto la linea della palla, non concedere mai, praticamente mai ripartenze, credo sia un altro aspetto molto positivo. Ripeto, al di là del dispiacere per il risultato che può esserci, credo che la cosa più positiva, ci sono tanti aspetti su cui essere molto contenti, quindi oggi sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Analizzandola insieme alle ultime uscite, sembra quasi di stare in un campionato di Serie A, non tanto per la categoria, ma proprio perché abbiamo subito i pochi errori in uscita, sia nelle ultime partite, sia oggi, ed è incredibile perché rispetto alla mole che abbiamo costruito e al fatto che sostanzialmente il nostro portiere non è mai intervenuto su conclusione nello specchio, è veramente un peccato, qualcosa su cui recriminare dal punto di vista anche della sorte. Ma io credo che quando poi provi a proporre qualcosa come facciamo noi dal basso nel conto di una stagione, sai che qualche episodio sfortunato lo metti in conto, fa parte del gioco. È chiaro che dobbiamo cercare di limitarli, perché poi pareggiare una partita oggi praticamente senza subire un tiro in porta, del fratto oggi è rientrato, aveva manco la maglia sporca, mi dispiace, però ripeto, credo che quando poi vuoi proporre qualcosa di questo genere, nel conto della stagione qualche errore tecnico lo puoi mettere in conto, e mi dispiace perché poi sarebbe stata una prestazione bella, ci sarebbe piaciuto tornare a vincere, visto che da un po' che non vinciamo. Però rispetto alle ultime partite, dove c'era un po' più di rammarico perché non vedevo la mia prosesta, quella che aveva divertito, credo che ha centrato obiettivi importantissimi nella prima parte di stagione, oggi ho rivisto una squadra pimpante, viva, aggressiva, di qualità, e quindi sono oggi molto soddisfatto rispetto alle ultime uscite. Abbiamo visto anche più, appunto, pochi errori tecnici, anche più capacità di palleggio, anche se all'ultimo ha dovuto registrare il forfè di Corradi, che spesso è stato quello che ed all'ultimo passaggio, cioè dopo la costruzione dal basso, arriva a portare gli attaccanti davanti alla porta. Siamo riusciti comunque a non far pesare la sua assenza dal punto di vista, appunto, del tanto prodotto e di quello che è stato fino all'ultimo risultato in bilico con noi protagonisti. È andato Mattia, la qualità di Mattia, l'esperienza di Mattia, le letture di Mattia le conosciamo, è uno dei giocatori più esperti della rosa, con più vissuto, quindi avere un'assenza come Corradi da parte nostra è chiaro che è una mancanza importante, ma so che anche il Lecco oggi aveva molte assenze, quindi parlare di assenze oggi penso che siamo in vantaggio noi, ma non ho dubbi sulla qualità della mia squadra. È entrato Marchesi, che era un po' che non giocava, e Marchesi è un giocatore, spero sia uno dei migliori acquisti del mercato di gennaio, perché non l'abbiamo praticamente mai avuto. È entrato un ragazzo come Visa, classe 2002, alla prima esperienza con i grandi, con grande personalità, con veemenza, con qualità, e quindi non ero assolutamente preoccupato, per quanto un'assenza di Corradi è sicuramente, soprattutto dal punto di vista delle rifiniture, della qualità del passaggio negli ultimi metri, uno dei giocatori più efficaci della rosa. Il realismo non ci è mai mancato in processo quest'anno, ma dopo questa prestazione c'è anche un po' più di ottimismo per la prossima? L'ottimismo io non l'ho mai perso, perché vedo come lavorano i ragazzi in settimana, lo dico da mesi a questa parte. Questa è una squadra che lavora, che pedala, che fa fatica, che soffre, quindi quando poi lavori in quel modo lì, secondo me sei destinato a raccogliere il massimo, quindi non sono mai stato pessimista, sono stato, secondo me, molto realista.
sappiamo che è un campionato complicato, abbiamo fatto 35 punti al giorno di ritorno, ce lo diciamo spesso che non sono sufficienti, però fa nulla, siamo stati campioni d'inverno ma conta zero. L'obiettivo nostro resta la salvezza, perché le squadre sotto si sono tutte rinforzate, sono tutte squadre che c'entrano obiettivi e risultati importanti. Sappiamo che sarà molto complicata, sappiamo che dobbiamo arrivare il prima possibile per cercare di non rimanere invischiati in quelle situazioni di classifica che potrebbero compromettere il nostro percorso, e al tempo stesso credo che se riusciremo a essere bravi a centrare l'obiettivo, credo che poi potremo prenderci delle soddisfazioni che i ragazzi, per come lavorano nella società, per le condizioni in cui ci mette di lavorare, si merita. Grazie. Grazie a voi. Mister, complimenti. Grazie, piacere. Quando vince gli fanno i complimenti. Ma a parte questo, ho una domanda un po' pepata da farci. Oggi l'accetto. Quando ti manca Corradi in mezzo al campo, il tuo naturale sostituto quale potrebbe essere? Ma io baso tanto sul lavoro settimanale, quindi vedo quello, per esempio la scelta della Giovanna oggi è nata da una settimana fatta molto bene, sono un allenatore che si fida molto di quello che vede in settimana. Non ho un giocatore in grado di sostituirlo dal punto di vista delle caratteristiche, perché sono tutti centrocampisti con caratteristiche diverse, però oggi è entrato Marchisi, secondo me ha fatto una buona gara, ha più struttura, meno qualità magari in imbucata, Visera è un po' meno muscolare, però credo che l'ultimo dei problemi che oggi in questa squadra sono le alternative. Oggi siamo tanti, tutti sullo stesso livello, tanti bravi, ma la forza della prosesto è sempre stata il gruppo e mai l'individualità, quindi non credo che manca un giocatore e non possiamo giocare una partita, dobbiamo farlo lo stesso con qualità. Esatto, infatti proprio lì voglio sempre sottolineare la prestazione di Biesa, perché tutte le volte che lo vedo è un giocatorino che la palla la lavora sempre. È un 2002 secondo me importante, che l'ho detto prima, le domande di prima, è la prima esperienza con i grandi, certo. E quindi è chiaro che l'approccio non è semplicissimo, che poi trovi dei volponi di categoria che ti possono mettere in difficoltà, però è un ragazzo sul quale la società ci crede, ci punta, e quindi sono convinto che anche lui darà il suo supporto come l'ha sempre dato quando è subentrato. Anche Vaglica, adesso che hai recuperato Vaglica, un altro giocatorino di talento. È un altro di quelli come Marchesi che non abbiamo mai avuto, o pochissimo. È chiaro che nel sistema di gioco a 5 ci può dare una grossa mano, secondo me, perché ha delle caratteristiche in quel ruolo lì di gamba, di spinta, ci può dare una mano. È chiaro che sono ragazzi giovani, devono lavorare, e purtroppo se per Marchesi non è così, per quanto riguarda Vaglica, questi mesi che ha perso non gli dà più indietro nessuno. E quindi dobbiamo fare in modo di accelerare il processo di crescita, perché sennò resta in ritardo rispetto agli altri. Perché per esempio l'unico errore in mezzo al campo oggi l'ha compiuto proprio Marchesi. Però ripeto, mi prendo io le responsabilità in quel caso lì, perché se vuoi chiedere di giocare dal basso, è chiaro che se prendi la palla butti a 50 metri tutte le volte, come fanno tante squadre in questa categoria, non sbagli mai. Questo chi chiede in quel sì, vabbè, ha chiesto il cambio perché era stanco, però ripeto, quando poi proponi qualcosa di quel tipo è chiaro che va incontro a qualche errore. Se prendi la palla al portiere e la butti a 60 metri non sbagli mai, però a quel punto magari sei meno propositivo e sei meno attivo in fase offensiva, secondo me questa è una lettura. Sì, però comunque col segno di poi dico un attimo prima lo sostituivi, è colpa mia, dovevo fare il cambio prima. Era più pepata la seconda, esatto, era questa la stiviera, era questa la... A posto? Grazie. Fiorenzo Radoni, vai. Questo di Pepe, mister, questo è un campionato strano, strano perché è cortissimo, soprattutto là in alto. Oggi il problema è vinto, probabilmente non c'è un po', ma alla fine lei le ha affrontate tutte, realmente, secondo lei, ha qualcosa di più? Ma... Faccio un passo indietro, capisco che in quanto Lecco, soprattutto con il presidente, il patron prima della partita, so che c'è questa ambizione di ambire all'altissimo. Noi come prosesto questa ambizione non ce l'abbiamo, quindi per quanto riguarda me la mia preoccupazione però è guardare sotto. Ho detto bene, un campionato complicato, io non sto a guardare il Pordenone di Vicenza perché secondo me sono di un altro pianeta. Oggi se guardo quello che abbiamo fatto noi, nel Vicenza ci ha ammazzato. È chiaro che dirvi logico, avete vinto 3-0, magari può sembrare una squadra, avete fatto una grande prestazione, però magari il Vicenza l'ho vista, non era così brillante come altre volte. Per quello che abbiamo visto noi, il Vicenza mi è sembrata la squadra nettamente più superiore alle altre. Poi è chiaro che ci attacchi il Pordenone, però c'erano squadroni super favoriti come la Triestina, lo stesso Padova che oggi ha stravinto, che potevano fare un campionato importante, oggi sono un po' attardate. Secondo me il Vicenza è la grande favorita. Grazie. Posto? Sì, no, scusami, Sergio Giacomo. Allora, mancano 8 punti alla Salvezza, 45-37. Spero di sì, spero siano sufficienti e... la quota salvezza oggi secondo me è inquantificabile. Noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile, ripeto, ma il prima possibile, perché non dobbiamo, siamo una squadra giovanissima con un allenatore ancora più giovane,
e l'errore da non fare è quello di rimanere invischiati, perché rischieremo poi di non essere pronti ad affrontarle. Quindi l'obiettivo nostro è fare i più punti possibili per non trovarci in quelle situazioni, e poi a quel punto magari provare anche a sognare, perché no? Perché fare i playoff sarebbe qualcosa di incredibile. Una squadra talmente giovane che nel pericolo potrebbe magari... Ma è chiaro che se trovi squadre con giocatori con 300 o 400 partite di professionisti, come ne trovi la Triestina in quale si va a giocare un play-out, una partita, uno scontro diretto, può diventare complicato. Noi oggi giocavamo con 5-6 under un'altra volta, con l'allenatore di 33 anni e avanti così. Quindi facciamo in modo che non capiti, arrivandoci il prima possibile.